Isaia capitolo 11 verso 2, lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui. E qui vediamo come lo Spirito Santo agiva potentemente nella vita di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Lo Spirito Santo riposava su di lui. Spirito di sapienza, di intelligenza. Gesù Cristo era ripieno dello Spirito di Dio, dello Spirito che il Padre aveva mandato su di lui. Amen. Lo Spirito di Dio. Spirito di sapienza e di intelligenza. E quanto, no, quanto più noi in questi ultimi tempi abbiamo bisogno dello spirito di sapienza e di intelligenza, per non farci trascinare dalla corrente malvagia di questo mondo. Perché verrà il giorno, lo abbiamo letto in Malachia, verrà il giorno, non dimenticatevi, verrà un giorno, io non so quando verrà, io non so quando sarà, nessuno lo sa, ma verrà il giorno. È una profezia della parola di Dio che si deve adempiere, si deve compiere. Verrà il giorno ardente come una fornace, un giorno che sarà pieno di fuoco, un giorno che sarà pieno dell'ira di Dio, un giorno che sarà pieno del giudizio di Dio. E tutti i malvagi, gli empi, i ribelli, i peccatori saranno bruciati, bruceranno come la stoppia, tutti. Alleluia. Bruceranno in quel giorno che l'Eterno ha preparato, il Signore ha preparato quel giorno, nessuno lo potrà impedire. E noi che siamo i figli di Dio, noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo, amen? Amen. In noi vive lo Spirito Santo e noi dobbiamo sempre ricordarci, amen, che siamo negli ultimi giorni e che verrà quel giorno, arriverà un giorno che porterà il fuoco di Dio su questa terra, che porterà il giudizio di Dio su questa terra. E soltanto quelli che vivono, alleluia, soltanto quelli che vivono nel timore di Dio sfuggiranno da quel giorno. Perciò noi dobbiamo vivere nel timore di Dio. Fratelli e sorelle, io vi voglio dire, vi esorto a vivere nel timore di Dio, a camminare nel timore di Dio, a temere il nome del Signore, perché su tutti quelli che temono il mio nome, dice il Signore, risplenderà il sole della giustizia. Risplenderà il sole della giustizia su di noi che temiamo il nome del Signore, che camminiamo per lo Spirito, che viviamo per lo Spirito, che abbiamo abbandonato la via larga. Amen. Perché noi dobbiamo abbandonare completamente la via larga, dobbiamo abbandonare completamente il peccato, le vanità di questo mondo, la corrente di questo mondo, le illusioni terrene. Noi dobbiamo abbandonare completamente la via larga e camminare nella via stretta. Questa è la via della sapienza. Amen. Soltanto questo tipo di persone sfuggiranno da quel giorno che verrà, quel giorno della grande ira di Dio e del giudizio di Dio. Noi dobbiamo ricordarci di queste cose, perché noi siamo negli ultimi tempi. Se i profeti, se gli apostoli dicevano verrà quel giorno, loro profetizzavano migliaia di anni fa, quanto più oggi noi siamo più vicini a quel giorno, siamo più vicini. Ed è scritto pure, quando nel mondo diranno pace e sicurezza, allora verrà su di loro una subitanea rovina, una distruzione, e non scapperanno affatto. Verrà una distruzione come dei dolori di parto e non sfuggiranno. Questo mondo si sta preparando. La venuta, l'apparizione
dell'uomo del peccato, il figlio della perdizione, dell'anticristo, è alle porte, fratelli. Sorelle, vegliate e vigilate. Dobbiamo vegliare e vigilare, essere sobri con lo spirito di sapienza. Alleluia! Con lo spirito di intelligenza, perché solo per mezzo dello Spirito Santo noi possiamo avere l'intelligenza di capire queste cose. Il mondo non le capisce. Coloro che sono ciechi nel peccato non le capiscono queste cose. E anche purtroppo i cristiani carnali, i credenti mondani, i credenti solo di nome, i credenti che dicono di essere credenti solo con le labbra, ma il loro cuore è lontano da Gesù Cristo, loro non le capiscono queste cose. Vivono una vita superficiale, alla leggera, come capita. Loro non hanno timore di Dio, per loro va tutto bene, è tutta una festa, un divertimento, perché il diavolo li ha accecati, li ha ammaliati. Siamo negli ultimi tempi, vegliate, pregate e state saldi nel nostro Signore Gesù Cristo.